All'inizio dei tempi, Zeus, il dio supremo dell'Olimpo, si consolidò come signore supremo dell'universo. Ma prima che la dea Era diventasse la sua regina, Zeus aveva avuto un'altra moglie. C'era una dea tanto bella quanto saggia. Il suo nome era Meti. Era la figlia del titano Oceano, che aveva aiutato Zeus a liberare i suoi fratelli dallo stomaco di Crono durante la titanomachia. Zeus era affascinato dalla graziosa divinità e voleva prenderla in moglie. Ma la dea resistette agli approcci del dio. Meti cercò di fuggire dal dio in tutti i modi, ma Zeus era persistente. La dea aveva il potere della metamorfosi e poteva trasformarsi in qualsiasi cosa. Usò questo potere per sfuggire a Zeus. Ma Meti non poteva sfuggire a Zeus per sempre. Il dio preparò un'imboscata per la dea travestita. Il signore del tuono balzò su Meti e la afferrò. La dea non poteva sfuggire alle forti braccia del dio e si sottomise alla sua volontà. Con l'astuta dea al suo fianco, il regno di Zeus prosperava. Il dio sembrava in grado di domare tutto il caos che regnava nel mondo dai tempi primordiali. Tuttavia, durante una visita a Gaia, la dea primordiale della Terra, ella rivelò un terribile presagio. Gaia disse a Zeus che sua moglie avrebbe avuto due figli. Il primo sarebbe stato una ragazza che avrebbe eguagliato la forza e la saggezza di suo padre. Ma il secondo sarebbe stato un maschio che sarebbe diventato più forte di suo padre e gli avrebbe sottratto il potere. Zeus temeva di fare la stessa fine di suo padre, il titano Crono, o di suo nonno, il dio Urano. Entrambi erano stati detronizzati dai loro figli. Ma ispirato da suo padre, Zeus ideò un piano per evitare che il presagio si avverasse. Zeus chiese a Meti di trasformarsi in una goccia d'acqua, in modo che potesse dargli un assaggio del suo potere di metamorfosi. Dopo la trasformazione, il dio inghiottì sua moglie, in modo che non potesse partorire l'essere che lo avrebbe usurpato. Dopo aver ingoiato sua moglie, Zeus incorporò i poteri della dea Meti. Divenne un dio molto più saggio, più giusto e meno impulsivo, ma non sapeva che lei era già incinta. Il tempo passò e il potente dio cominciò ad avere mal di testa. Era tormentato da un dolore orribile e la sua testa sembrava sul punto di esplodere. Zeus chiese che gli venisse aperta la testa e che venisse rimossa la fonte del dolore. Non poteva sopportare una tale sofferenza. Efesto, il dio della forgia, dopo qualche riluttanza, colpì Zeus sulla testa con un'ascia. Una forte luce cominciò a emergere dalla fessura aperta nella testa di Zeus. Una figura femminile apparve da quella frattura. Dalla fronte di Zeus emerse la dea Atena, con la sua armatura e le sue armi, completamente cresciuta. Zeus era orgoglioso di dare alla luce quella formidabile creatura. Con l'intelligenza di sua madre, Atena sarebbe diventata la dea della saggezza. Era anche considerata la dea della strategia. Pertanto, gli scontri contro Ares, il dio della guerra, sarebbero stati inevitabili. Meti rimase nello stomaco di Zeus, e la profezia del secondo figlio della coppia non si realizzò mai. Atena si dimostrò una dea coraggiosa, pura, giusta e saggia. Era considerata la figlia preferita di Zeus, e molti la ritenevano dunque la sua legittima erede.